Ben ritrovati alla liturgia del giorno 7 luglio 2020, martedì. Continuiamo la lettura del profeta Osea, diciamo per sommi capi, senza dubbio. E questo testo è molto famoso, ed è anche citato proverbialmente parlando. Poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Ed è qua. È proprio nel testo del profeta Osea, almeno abbiamo imparato a collocarlo questo proverbio che usiamo anche spesse volte. Ma perché il profeta a nome di Dio lancia un'accusa così grande? Ma perché fotografa la volontà di autonomia civile, diciamo così, laica e religiosa che il popolo si è costruito. Hanno creato dei re che io non ho designati e infine con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Cioè, dov'è che hanno seminato vento e raccoglieranno tempesta? Nella costruire un'impostazione della propria esistenza completamente avulsa dall'unico fondamento possibile, che è quello di Dio. E inoltre pretendono pure di avere ragione. Efraim ha moltiplicato gli altari, quindi come no, signori, io sono a posto, faccio un sacco di bene, non faccio niente di male. Ma qui il profeta gli dice, ma gli altari sono divenuti per lui, per Efraim, un'occasione di peccato. Cioè, alla fine fa quello che gli pare e vuole essere anche giustificato davanti a Dio. Ecco allora che il profeta, a nome di Dio, dice: offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non gli gradisce. Quindi grandi cerimonie, eccetera, è una specie di portare in giro un Dio che sostanzialmente è morto, perché non può parlare per niente alla vita. Gli si rende omaggio, poi basta, lo si tira fuori al momento della festa e lo si rimette dopo, dentro, finita la festa. Ma qui c'è poi il giudizio storico. Ora ricorda la loro iniquità, cioè metti davanti a loro la loro iniquità, chiedi conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Che male ho fatto, eh? Che male ho fatto. Dove però ho messo le basi della mia vita? Il Salmo 113 che ci è proposto, famoso testo di polemica anti-idolatrica, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, le loro mani non palpano e i loro piedi non camminano. Il salmista prega, Israele confida nel Signore, egli il loro aiuto e il loro scudo, naturalmente, cioè la scelta di non affidarsi a quello che è nulla, la vanità degli idoli, di non fabbricarsi per proprio conto le sicurezze che in realtà sicurezze non sono. Tentativo, guardate. È sempre a portata di mano, ma alla grande. Poi abbiamo questo testo del Vangelo di Matteo che ci racconta molte cose insieme e soprattutto prepara il lancio, diciamo così, del capitolo decimo con le istruzioni ai missionari. Ascoltiamo il testo del Vangelo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo presentarono a Gesù un muto endemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe, perché mandi operai nelle sue messe. Il
Il testo giudiziale della prima lettura, tratta dal profeta Osea, segue uno schema preciso e delinea una serie di accuse circostanziate. Quali sono queste accuse? L'autonomia politica. Hanno creato dei re che io non ho disegnati. Hanno sostituito il loro Dio con un'immagine preziosa ma innocua, un vitello che non può parlare, anche se fatto di oro e di argento. Di qui il giudizio. Hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Ma cosa significa? Ce lo spiega il profeta con attenzione subito dopo. La mancanza di fecondità nella vita. Il loro grano sarà senza spiga, il loro culto senza risposta. Hanno moltiplicato gli altari, ma per loro sono divenute occasioni di peccato. È l'esperienza della sterilità, il peccato che purtroppo ha devastato tutto nella vita di chi lo pratica. Ed ecco la conclusione, il giudizio. Dovranno tornare in Egitto. Dovranno cioè essere messi a confronto con il loro stile di vita, completamente e volutamente dissociato dall'alleanza con Dio. Il Salmo 113b ripropone una famosa polemica anti-idolatrica: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, eppure c'è chi si affida a loro. E così il salmista prega: diventi come loro chi li fabbrica, cioè vanità e cosa vuota, insignificante. Il Vangelo ci presenta un raccordo redazionale dove in poche battute sono riassunte molte attività del Signore. Abbiamo la guarigione di un muto indemoniato, sottolineato dalla meraviglia: non si è mai vista una cosa simile in Israele. A questo punto abbiamo altri due passaggi, vediamoli insieme. I percorsi di Gesù per rovinare il regno di Satana, sono infatti ricordate le guarigioni e gli esorcismi, e l'attenzione del Maestro per le folle: vedendo le folle ne sentì compassione. Di qui la preghiera al padrone della messe perché mandi operai, cioè coloro che lavorano nella vigna secondo l'interesse del padrone e non per proprio conto. Questa è la discriminante per chi veramente è operaio del Vangelo e chi non lo è. Chi è operaio del Vangelo attende dal Signore la sua ricompensa e non la cerca in questo mondo e non se la costruisce per proprio conto, la carriera, i soldi, l'apparire e quant'altro, ma attende da Dio il servizio che svolge. Invece chi magari anche è operaio o si spaccia per operaio ma cerca i propri interessi, dell'operaio non c'ha neppure la fotografia. E infine abbiamo Matteo che completa la transizione dei capitoli 8-9 con questo testo e dopo aver donato l'insegnamento di riferimento ai suoi discepoli, il Vangelo della discorso della montagna dei capitoli 5-7, adesso si prepara ad impartire loro le istruzioni per la missione, di qui a breve al capitolo 10. Abbiamo concluso anche oggi e io vi auguro una buona giornata.